Gli oceani coprono più del 70% della superficie terrestre, di cui il 65% è rappresentato da oceano aperto. La vita marina è distribuita solo nei primi 50 metri della colonna d'acqua, ma gli oceani possono raggiungere profondità anche di 11 km, come nella depressione della fossa delle Marianne. Questo significa che il resto della colonna d'acqua è completamente privo di forme di vita? Assolutamente no. L'oceano pullula di vita anche a profondità elevatissime, ma la maggior parte degli animali degli abissi è poco studiata o addirittura sconosciuta. Condizioni estreme richiedono adattamenti estremi e gli animali degli abissi sono non a caso forme di vita completamente diverse da quelli di superficie. Questi organismi di profondità sono ben adattati alle condizioni estreme grazie a particolari strutture anatomiche e fisiologiche. In natura però è utile, non è sinonimo di bello, e questi animali ne sono una dimostrazione vivente. Queste creature degli abissi vengono definite alieni. Infatti, sono stati rinvenuti organismi alieni lungo le spiagge del Regno Unito. Organismi noti per il loro veleno pericolosissimo. Svariati esemplari di caravella portoghese sono stati trovati lungo le coste del Regno Unito. A portare verso la riva questa specie aliena sono state mareggiate e maltempo che per diversi giorni hanno imperversato nella zona occidentale del paese. Il nome scientifico di questa specie è Fisaglia ed è una creatura oceanica simile alla medusa. In verità, questo animale è l'insieme di quattro diversi zoidi in simbiosi tra loro e dipendenti l'uno dall'altro. Il loro aspetto curioso non deve trarre inganno ed è bene starne alla larga dal momento che il veleno della caravella portoghese può essere letale. La sostanza che queste creature secernono infatti è molto potente e le loro punture sono particolarmente dolorose. Non solo oltre a paralizzare gli arti di un uomo e portare anche alla morte per shock anafilattico. Attenzione quindi nel caso di incontro con questo organismo alieno a rimanerne a debita distanza per evitare spiacevolissime conseguenze. Il suo corpo, costituito da una vescica d'aria, non è particolarmente grande, ma i tentacoli superano anche i 30 metri di lunghezza. Solo uno è il tentacolo che può pungere e se l'attacco avviene mentre l'animale sta pescando, la scarica elettrica che produce è molto violenta. Anche per questi motivi i media nazionali e non solo hanno dato ampio spazio alla notizia dei rinvenimenti sulle coste inglesi. Del resto, la fisaglia non è una specie che popola normalmente le acque britanniche e il suo ritrovamento ha destato parecchio interesse. Di norma, infatti, questa specie è comune negli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano e solo sporadicamente si spinge al di là delle fasi tropicali.